Cari amici di motorsport.com, ciao a tutti da Beatrice Frangione e benvenuti all'edizione delle ore 12 del nostro F1 Paddock News che oggi vi riporterà tutte le notizie in retroscena della seconda giornata dei test prestagionali in Bahrain. Se non lo avete ancora fatto, vi invito ad iscrivervi al nostro canale attivando la campanella delle notifiche per non perdervi le nostre prossime uscite. E adesso cominciamo. La sessione della mattina è stata sospesa con un'ora d'anticipo a causa di un tombino saltato in curva 11 dopo il passaggio della Mercedes di Lewis Hamilton. Scopriamo che cosa sta succedendo a Sakhir con il nostro inviato Roberto Chinchero. Si è conclusa con un'ora di anticipo la sessione del mattino nella seconda giornata dei test in programma in Bahrain. Il motivo della sospensione è un tombino alzato nell'ingresso della curva 11 dalla Mercedes di Lewis Hamilton, tombino che poi è stato successivamente colpito dalla Ferrari di Charles Leclerc. Quindi inizialmente problema subito verificato per la Ferrari del Monegasco, che probabilmente tornerà in pista con un fondo nuovo, visti i danni riportati, mentre le riparazioni della pista hanno richiesto più tempo, sono tuttora in corso, quindi sarà recuperata quell'ora di prove al momento persa nella sessione pomeridiana. Il programma dovrebbe restare inalterato. Certo, per la Ferrari non c'è una circostanza fortunata, visto che i ricambi in questa fase sono anche un po' ridotti all'osso, perdere un fondo per cause, tra l'altro, nuovamente estranee all'operato della scuderia, dico nuovamente perché è ancora fresco il ricordo di quanto avvenuto a Las Vegas lo scorso anno, lascia un po' di amaro in bocca in attesa che vengano anche magari prese delle decisioni in merito a queste circostanze, soprattutto se si parla di budget cap. Continuano le novità e i lavori sulle vetture presentate quest'anno e che saranno protagoniste della stagione 2024. Andiamo a scoprire i lavori in casa Red Bull e in casa Ferrari. Ce ne parla il nostro Giorgio Piola. La Red Bull fa paura anche nella maniacale messa a punto della nuova RB20. Checo Perez si è dedicato quasi tutta la mattina a fare esperimenti di altezza da terra. La maggior parte delle volte i meccanici cambiavano soltanto quella anteriore, che fra l'altro in casa Red Bull si fa in maniera molto semplice perché ha metà lunghezza del tirante, quindi molto facilmente accessibile da parte dei meccanici. Qualche volta hanno cambiato anche l'altezza al retrotreno e anche la rigidezza delle barre di rollio. Questo per cercare l'assetto aerodinamico ottimale e lo hanno fatto praticamente facendo soltanto due giri, al massimo tre, e poi cambiando appunto questi parametri. In casa Ferrari invece si è controllato tantissimo tutti i movimenti della vettura, controllando sia la flessibilità dell'ala anteriore con appunto dei marchini per verificare il movimento delle paratie laterali, sia controllando anche con strumentazioni il consumo della tavola della tavola cosiddetta di legno nella zona centrale del fondo e anche con una telecamera che evidentemente all'ingresso delle bocche dei radiatori controllava invece i pneumatici anteriori. Quindi un grande lavoro di messa a punto per cercarsi di prepararsi al meglio per la prossima settimana, dove i giochi si faranno seri per il primo Gran Premio della stagione. Il regolamento della stagione abbraccia diversi fronti. Scopriamo in che modo la scuderia Ferrari si adatterà alle novità attraverso le parole di Diego Ioverno, lo Sporting Director della scuderia di Maranello. Entrando un po' più nello specifico, sullo sprint weekend abbiamo cercato di rendere più lineare e leggibile il formato e lo svolgimento delle sessioni. Quindi si partirà con una sessione di free practice, alla quale però seguirà già la qualifica per la sprint race che avverrà in successione la mattina del giorno seguente, per poi entrare nella parte core del weekend con la qualifica e la gara. Abbiamo anche cambiato i vincoli che i team devono seguire durante il weekend per l'operatività sulle macchine, sempre nel tentativo di rendere il più sfidante e il più interessante possibile l'evento. Per quello che riguarda le gomme, il primo step che abbiamo deciso di fare è quello di semplificare l'allocazione delle gomme da bagnato. È vero che non usiamo spesso le gomme da bagnato,
ma è anche vero che con una stagione così lunga e con così tante gare la possibilità che questa eventualità si presenti è più alta, e quindi abbiamo voluto provare a essere un po' più pronti con 5 gomme intermedie e 2 extreme per pilota, senza dover variare la locazione a seconda delle eventuali previsioni del tempo. Con la FIA e con gli altri team e con gli organizzatori stiamo anche valutando modifiche ai layout delle piste in cui andremo a correre, per evitare che gli infringement relativi ai limiti, ai track limits, siano possibili, perché siamo consapevoli che questa situazione rende la lettura della gara complessa non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per chi la segue in televisione. E in questa strada continueremo a muoverci nel futuro per rendere questo sport sempre più attraente e sempre più comprensibile, nonostante la sua elevata complessità tecnica. Ci sono volte in cui viene spontaneo dire che quando il caso si accanisce diventa fatto. Il motivo ce lo spiega il nostro candido Antonio Ghini. Alcuni la vita è guidata dal fatto, secondo altri dal caso. Ma quando il caso si accanisce diventa fatto. E devo dire che vedere lo scorso anno Sainz fermato clamorosamente da un tombino a Las Vegas, oggi vedere di nuovo una Ferrari sotto la quale stanno tutti i meccanici a vedere i danni che ha subito per un altro tombino, questo sembra molto più che caso. C'è però anche una componente in questa faccenda che può prefigurare fatti del prossimo futuro, e cioè il primo incontro in pista tra Hamilton e Leclerc si è trasformato in una sfida con forse due perdenti, perché anche la Mercedes è stata danneggiata. Possiamo garantirci una sola cosa, fato o destino che sia, un bel cavallino, un bello zoccolo da cavallino rampante, mi auguro che si veda, da tenere ben stretto, quindi ferro di cavallo per la stagione, perché se cominciamo così tra Leclerc e Hamilton, aiuto, avanti ragazzi col ferro di cavallo. Cari amici di motorsport.com, grazie per averci seguito, vi do appuntamento alle ore 15 di questo pomeriggio per una nuova puntata di F1 Paddock News. Ciao a tutti.